Il prefisso ri significa quasi sempre fare di nuovo qualcosa, ossia la ripetizione o la reiterazione di una qualsiasi azione. Ad esempio si dice «devo ripartire e non ridevo partire». Il prefisso ri in italiano ha un'elevatissima produttività e si usa sia nel parlato che nello scritto. Riaccendere, rincontrare, risalire, richiudere, ripensare. Questa formula può anche trovarsi nel francese con lo stesso uso e significato, cioè la ripetizione di azioni. Repartir, réécouter, rencontrer. Un'altra lingua neolatina che ha questa formula è il catalano. Refer, reisir, recalfar. Ci sono anche molti verbi in cui il prefisso ri non ha questo significato. Ricordare, ricevere, ridere. Al contrario, questo prefisso non possiamo trovarlo in spagnolo, anche se si tratta di una lingua neolatina. Tuttavia, il prefisso ri diventa re e si combina preferibilmente con i verbi che iniziano per i. Reintegrare, reintrodurre, reinterpretare.